Presenti, come detto, anche le parti sociali. Sentiamo allora come è andato l'incontro in Regione Lombardia con il segretario generale della CISL Gigi Petteni e con il presidente della Camera di Commercio di Milano Carlo Sangalli. Segretario Petteni, cosa chiederete a questo tavolo che riguarda il patto per lo sviluppo qui oggi in Regione? Ma innanzitutto abbiamo lavorato in questi giorni per fare un documento comune tra noi e il mondo delle imprese, dove in particolare ci vogliamo battere su come vengono trasferite le risorse in questa regione, sull'allentamento del patto di stabilità, su tutti quei fattori che possono permettere di mettere in circuito delle risorse che possono aiutare a incrementare, a dare un minimo di spiraglio, non dico di crescita, ma almeno di rallentamento di questa grande difficoltà economica, ma soprattutto occupazionale che abbiamo. Quindi non limitarsi solo, dice lei, ai soliti ammortizzatori sociali, insomma, pensare ad altre politiche? Assolutamente sì, io credo che dopo 5-6 anni della crisi dobbiamo andare oltre gli ammortizzatori, dobbiamo incominciare a fare politiche di sviluppo, a ricreare quei tanti, troppi posti di lavoro che la crisi ci ha portato via. Senta, sulla legge di stabilità i sindacati sono stati molto critici, qual è la posizione e le future, diciamo, iniziative della CISL Lombarda? Ma noi chiediamo che ci sia un cambiamento nell'iter parlamentare, lo vogliamo fare attraverso tanti modi, anche questi, di costruire delle alleanze fra di noi per far sentire una voce comune da parte della Lombardia, e poi stiamo valutando anche di fare un percorso con delle mobilitazioni nostre, ma soprattutto puntiamo molto a un lavoro comune con tutti quelli che condividono degli obiettivi di cambiamento per maggiore equità. Guardi, noi siamo d'accordo nel chiedere al governo una deroga al patto di stabilità per consentire di mettere le risorse a disposizione del territorio, dell'economia reale e di conseguenza anche delle imprese, perché il momento che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti, è un momento certamente drammatico perché la crisi colpisce ancora in maniera molto dura e occorrono delle misure coraggiose, urgenti ed efficaci. Mi pare di poter dire che la regione sotto la guida del governatore Maroni i primi passi li abbia fatti in questa direzione. Basterebbe ricordare il miliardo anticipato con il credito in cassa a favore dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, e allora bisogna incoraggiare. Noi diciamo, per esempio, andiamo avanti anche sulla no tax area per consentire di poter abbattere un punto dell'IRAP per favorire le piccole imprese, le medie imprese, le start-up, per insomma incentivare i distretti, maggiormente i distretti del commercio e le reti di impresa. Ecco, tutto questo pacchetto diventa anche più facile, in modo particolare se c'è questa deroga al patto di stabilità.